anche quest'anno vedo che hai fatto il presepe fuori, in modo che chiunque passa lo possa vedere. E è importante questo, è un segno, come dire, che si porta all'esterno della propria voglia di fare presepe. Sì, sì, per quello sì, il presepio è una cosa che insomma bisogna fare per Natale. E poi ho visto in quest'anno che parecchi li hanno fatti, un po' di più degli anni scorsi. Eh beh, questo vuol dire che allora un pochino di quello che si semina si raccoglie. A quanto pare qualcosa sì c'è. E i nipoti? Ai nipoti quelli aiutano anche loro. Poi qui l'impianto dell'acqua e della luce me l'ha fatto mio nipote Gabriele. È lui quello della luce. Perché io non la vedo e insomma... Ma quando la tocchi la senti, eh? Sì, ho capito, è meglio appunto per quello. È meglio non toccarla. Comunque, al di là della battuta hai detto una cosa molto bella. Cioè, il presepe è anche un momento in cui la famiglia lavora, le varie generazioni si ritrovano. Sì, 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 senz'altro, quello sì. Anche abbastanza. Quest'anno ho sentito molto parecchio a dire dei presepi. Ho sentito parecchio e ne hanno fatte molti di più. Sì, ma in effetti anche girando per Lecco, eccetera, anche nelle vetrine, quest'anno sono di più degli altri anni. Sì. Probabilmente, che so, sarà magari la crisi che fa ripiegare un po' sui valori che sono veri. Ma può darsi anche quello, però non lo so, anche sì, proprio come ha detto lei, nelle vetrine proprio ne hanno fatto parecchi, ecco. Ma ritornando a questo, visto che è più grande degli anni scorsi, o sbaglio? Sì, l'ho fatto un po' più grande. E allora il prossimo anno come sarà? Il prossimo anno magari ne metterò ancora un pezzettino, non lo so. Bisognerà chiedere la licenza di edilizia allora. Perché qui vedo che comincio a fare, ho fatto un po' come in una casetta così. Insomma, mi piace fare per esempio. Ecco. E la lotta con i gatti? Beh, in quest'anno solo il primo giorno, a dir la verità. Sono venuto giù la mattina, ho messo le mani in testa. E alla seconda fucilata non si è più visto il gatto? No, per quello non l'ho toccato. Se capisci poi anche gli uccelli, se capisci vedevano la terra lì bella nera così, cercavano magari di mangiare perché faceva freddo. Hanno capito che non c'era sotto niente, basta, non sono più venuti. Quest'anno, a parte dopo il vento e la neve, la pioggia così, sono stato fortunato, ecco. Benissimo, allora al prossimo anno con tanti auguri di un buon 2011 e arrivederci al prossimo anno. Grazie e arrivederci anche a voi.